turistico culturale, toccando le più importanti emergenze archeologiche, storiche, monumentali, ambientali e culturali, con Boro e capofila del progetto. Per ciò che concerne le iniziative che sono state portate dal Comune singolarmente, ci sono da segnalare quelle relative al completamento della sistemazione dei sovraservizi e sottoservizi nel centro urbano, viabilità e marciapiedi, tra queste ricordo la sistemazione del viale del cimitero, già inserita in bilancio, che prevede la realizzazione di marciapiedi, l'incubazione delle acque, l'innovativa e sperimentale illuminazione con lampioni a lampade alimentate da energia solare, in modo da avere un servizio a costo zero con l'utilizzo di energie innovative e pulite, e la sistemazione delle isole sparte traffico all'ingresso del paese, che avverrà a breve. Allora, per quanto riguarda l'acqua c'è da fare un discorso particolare. L'amministrazione comunale, come pochissimi comuni ormai in Sardegna, più o meno siamo poco più di 30, non ha consegnato gli impianti per la gestione alla società Bambola, mantenendo così le tariffe basse in presenza di un miglioramento sempre continuo del servizio. Inoltre il Comune si sta attivando insieme agli altri comuni che stanno mantenendo la gestione autonoma dell'acqua a portare avanti tante iniziative per riuscire a cambiare le normative attuali che obbligano tutti i comuni a consegnare la gestione degli impianti alla Banoa ed applicare le tariffe imposte dall'autorità d'ambito della Sardegna. In questi anni sono stati promossi referendum, partecipato a numerose manifestazioni, assemblee e incontri con i vertici della Regione Sarda, approvate integrazioni allo Statuto Comunale e proposte modifiche alle leggi regionali. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, proseguirà il monitoraggio delle perdite, che è la base per il completamento della sistemazione della rete, che è l'obiettivo principale. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, oltre ai vari interventi puntuali che saranno sempre effettuati, è stata inoltrata una richiesta di finanziamento che, se accolta, permetterà di rivedere completamente tutta la rete pubblica e mettere a norma in sicurezza tutto l'impianto. Per quanto riguarda le iniziative per il risparmio energetico, la sostituzione delle lampade e dei lampioni stradali con lampade a sistema LED, che consentono di considerare con il risparmio energetico e limitano le sovraccariche dell'impianto che causano danni alla rete. Ci sarà la prosecuzione del posizionamento e la realizzazione di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale nel centro abitato. Verrà completato, per quanto riguarda le zone di verde pubblico, Ortumannu, l'anfiteatro, il parco di Binzola, Fontana Lauro e le altre zone di verde pubblico. Saranno posizionate altre telecamere per la videosorveglianza per intensificare i controlli di varie zone critiche. Per quanto riguarda il centro storico, la viabilità e i sottoservizi saranno completati così come già realizzati per la maggior parte. Le chiese saranno ugualmente oggetto di attenzione. Si attende l'esito positivo della richiesta di finanziamento per la risoluzione dei problemi di umidità all'interno del santuario di Nostra Signora del Mercato e della richiesta di finanziamento per il rifacimento della pavimentazione con sostituzione del tipo di materiale con quello originale. Lavori di risanamento dell'umidità in teatro che commuovo nella chiesa di Santa Maria. Ci si impegnerà inoltre per il completamento della sistemazione dell'ex municipio adibito soprattutto a biblioteca. I piani sportivi saranno in appalto a brevissimo il completamento della messa a norma e sicurezza della zona degli piani sportivi mediante l'ampliamento del campo da calcio per poter essere utilizzato anche dalla prima categoria, sistemazione del fondo, rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, della recinzione delle gradinate, completamento degli spogliatoi e demolizione delle strutture del mattatoio in disuso. Per quanto riguarda le scuole, la richiesta di finanziamento per sistemare l'impiantistica dalla palestra, sistemare la zona antistante, allestire e arredare un laboratorio di scienze non linguistico delle scuole e installare pannelli fotovoltaici è andata a buon fine. Pertanto a breve si porteranno avanti le opere. Proseguirà la sistemazione e il completamento del cimitero con la realizzazione anche di un monumento commemorativo intestato a Canone Comiendo. Il municipio, allora, si sta portando avanti, sarà completato il lavoro di sistemazione dell'archivio cartaceo con la realizzazione di copia digitale per essere più facilmente gestibile. Per quanto riguarda la campagna, sarà realizzato il piano di valorizzazione dei terreni a uso civico che prevederà anche lo studio per la sistemazione della zona di Pavarile, di Pranoso e di Sumurinos. Per quanto riguarda la viabilità, oltre la prosecuzione della sistemazione generale, c'è da segnalare in questi giorni la sistemazione della strada per il depuratore lungo Saluglia di Santa Cristina e appena sarà accreditato il finanziamento già ottenuto, la strada in località Fontana Maggiore. Il ciliegetto comunale sarà ampliato, la rete idrica già esistente nella zona soprattutto di Santa Cristina sarà potenziata per servire altre zone contigue. È stato richiesto un finanziamento per sistemare, per valorizzare anche la sovranità situata in località Sede Grastula e si attende la risposta positiva. Saranno continuate a essere
sistemate le zone e messe in sicurezza le zone soprattutto a rischio idrogeologico. Sarà portata avanti anche la pulizia e la sistemazione per la valorizzazione dell'eccetto situato in località Monte Armidoso. Allora, i servizi per il cittadino, con l'istituzione di uno sportello a disposizione della popolazione per la segnalazione di servizi, buche stradali, lampioni non funzionanti, perdita della rete idrica, iniziative per una maggiore informazione e un rapporto più vicino con le persone, studi per la gestione ottimale delle strutture comunali e dei beni pubblici. Poi sarà redatto il piano di protezione civile, saranno portati avanti gli interventi di lotta al randagismo in collaborazione con l'ASL, la Regione e le associazioni protezionistiche. Per quanto riguarda le iniziative culturali gestite direttamente dalla Comune, come la pubblicazione su Contento, che è stata già inserita in bilancio e a breve sarà completata e presentata, saranno, come è stato fino adesso, concessi dal Comune alle varie associazioni sia finanziamenti che attrezzature, luoghi e contribuzioni. Allora, poi sarà, per quanto riguarda altre iniziative istituzionali, sarà concluso l'aggiornamento del piano urbanistico comunale con la previsione anche della zona PIP, che è il piano di insediamenti produttivi, e l'aggiornamento anche del piano particolare GIATO. Sarà curata, per quanto riguarda la legislazione comunale, l'aggiornamento sempre continuo dei vari regolamenti per il funzionamento dell'ente, e sarà istituita la consulta dei giovani. E per quanto riguarda i servizi sociali, saranno sempre portati avanti gli interventi e iniziative per i bisognosi economicamente, con inserimenti socio-lavorativi, i vari bandi delle povertà estreme, interventi per le persone in affitto regolare, assistenza economica per i portatori di handicap e con patologie varie, assistenza scolastica per i portatori di handicap, inserimento di disabili in istituto, inserimento di disabili in strutture semi-residenziali, inserimenti lavorativi per i disabili, assistenza domiciliare ai portatori di handicap, inserimento di strutture a casa di riposo per sempre per i disabili, inserimenti sempre di disabili in strutture sanitarie, interventi a favore quelli ordinari dei talassemici, dei riferimenti, degli affetti da neoplasie maligne, dei nefropatici, il trasporto dei diversamente abili, piani personalizzati per i portatori di handicap grave, inserimenti di disabili nei centri diurni e progetti di tornare a casa. Per gli anziani si porteranno comunque avanti anche il servizio di trasporto, il servizio di assistenza domiciliare, le varie feste per gli anziani, le gite sociali e gli inserimenti in casa del riposo. Per i giovani, ragazzi, minori, l'appoggio educativo, inserimento minori di struttura, attività estive, le varie feste degli alberi, laboratori per adolescenti, ludoteca e laboratori vari. Inoltre saranno completate le strutture di apparenza sociale, cioè il centro di uno di aggregazione per gli anziani e il centro polivalente. Sarà rinnovato anche il parco mezzi del comune. Discorso a parte merita la circonvallazione di Bonarco in direzione di Sant'Ursurgiu, che oltre a snellire in generale soprattutto il traffico nel centro abitato e ridimensionare il passaggio di automezzi pesanti, diventa di vitale importanza in occasione di manifestazioni che intensificano in modo problematico lo scorrimento di veicoli, a causa della maggior parte degli stessi, dell'affluenza della gente e della presenza di mancarelle a tutto ciò fa cornice. L'intervento è di competenza dell'amministrazione provinciale di Oristano, ma l'amministrazione comunale di Bonarco l'ha sollecitato innumerevoli volte affinché sia completata nel minor tempo possibile. Ciò è stato deliberato anche nel 2005, sempre in consiglio, nella quale l'amministrazione ha proposto alla provincia di Oristano un tracciato consono ai bisogni del paese. La fase autorizzativa si è finalmente conclusa e siamo in attesa del progetto esecutivo, che mi hanno fatto anche sapere che dovrebbe essere anche ultimato, quindi a breve dovrebbero iniziare anche la lavoro. Per concludere, rivolgo alla minoranza un invito alla collaborazione per il miglioramento del Paese, mediante un'azione propositiva, incisiva, di critica costruttiva, che sia di stimolo al Consiglio, senza pregiudizi e senza giochetti di parte che non portano a nessuna parte, se non allo scontro sterile e a un muro contro un muro inutile. Questo invito a lavorare insieme lo concretizzerò con varie e diverse proposte nelle prossime sedute consiliari. Questo programma generale è naturalmente aperto alle proposte che ogni consigliere ha naturalmente il diritto e il dovere di fare. Saranno discusse, saranno valutate e se ritenute valide dalla maggioranza del Consiglio si porteranno avanti. Questo è l'altro.